L'oro nei 100, il nuoto ha una nuova stella, è nata una stella nel nuoto italiano e non solo. Alessandro Miressi, a 19 anni, è un gigante, è alto poco più di 2 metri, vince la gara più bella agli europei di nuoto a Glasgow, quella dei 100 metri stile libero. Sorpresa poi, non soltanto lui è il trionfatore di questo europeo per il momento, ma si parla anche di altri successi. Sorpresa per il sedicenne, pensate, 16 anni, Federico Burdisso, bronzo nei 200 farfalla. La delusione, se così possiamo definirla, quella di Gregorio Paltrinieri, solo bronzo nei suoi 1500, penalizzato purtroppo da una notte insonne per un virus, stava poco bene. Ne parliamo di questo, ma anche delle gare di oggi con Christian Zicche, direttore di swimbeats.it, uno dei siti di riferimento per gli appassionati e per gli addetti ai lavori in collegamento con noi. Ciao Cristian, ben trovato, ciao direttore. Buongiorno, ben trovata a te e buon'acqua a te Buona acqua, e tu soprattutto. scrivi, voglio leggere almeno le prime righe del tuo commento, il tuo editoriale su swimbeats.it. Brividi, semplicemente e unicamente brividi sulla schiena, sul petto, la testa che manda la scarica di ideali bollicine fino ai piedi. Lo avete provato anche voi, ne sono sicuro. 100 metri che sono una scarica di adrenalina che manco respiro giù di lì. Frequenza di battito che aumenta fino a toccare la piastra. Abbiamo toccato tutti con lui e non ci nascondiamo solo dietro quella possanza di fisico che domina e raggiunge le stelle al caso e quel profilo sabaudo da avatar delle acque, occhioni sopraccigliati di un folto che dicono che la calma interiore che lo domina è proporzionale all'astronave fisica che si scatena in corsia. Ti ha veramente rapito questa gara, Christian? Beh, guarda, è una bellissima storia sportiva di mezz'estate. Penso che non abbia rapito solo me, abbia rapito tutti quanti, perché poi alla fine i 100 metri sono i 100 metri, li chiamano appunto la gara regina. E sai, noi abbiamo un retaggio storico da superare: il fatto che hanno sempre detto degli italiani sono piccolini, nel nuoto non vanno, poi figurati mai se nei metri 100 stile, dove hanno sempre dominato gli americani, gli australiani, dove. Siamo arrivati in alto, quello sì, dobbiamo ricordarlo, per dovere di cronaca e non solo di cronaca, di cuore sportivo nel 2005 e nel 2007 con Filippo Magnini. Non abbiamo mai vinto un'Olimpiade, però. E potremmo, dico, potremmo pensare, in questo sogno spettacolare di questo Miressi che alto è il giusto, perché bisogna dire che la velocità presuppone un'altezza adeguata. Siamo stati sui 2 metri, poco ci manca, devi essere così, devi essere imponente. Però lui ha anche una costruzione fisica tutta particolare, ha uno spirito, dico anche sabaudo, insisto su sabaudo perché parla poco, è concentrato sull'obiettivo, tocca la piastra, ci gira, sorride, non fa grandi scene. È veramente un'astronave che farà molto bene allo sport italiano. Giovanissimo, 19 anni, raccontaci appunto qualcosa in più di lui, da dove proviene, una vita immagino nel nuoto. Lui è una scoperta di una città, che è la città di Torino. Lui viene da Moncalieri, ma Moncalieri e Torino, insomma, siamo Sono lì, attaccate, sì. sono attaccati, ecco, anche se poi tu sai che il sindaco di Moncalieri già ieri ha detto è roba nostra, rispetto all'Appendino diceva è Ecco, roba nostra. non vi Vabbè, ma prendete quelle la sono cose. paternità su Non vi prendete la Miressi, per paternità, favore. ci mancherebbe altro. È un 19enne, come tanti. Dedicato allo sport, proviene da una famiglia di grandi sportivi, ha una cugina addirittura, Jay Prom, che ha fatto le Olimpiadi nella canoa kayak, che ha una normalissima, si può dire così, fidanzata, che fa una normalissima università e che dice spesso e volentieri devo studiare e non posso uscire con gli amici. Quindi il figlio ideale che tanti vorrebbero. E che grazie alla mamma, perché la mamma, che è stata una giocatrice di softball, ha dedicato lui e la sorella al mondo del nuoto e ha fatto quello che tanti pediatri in Italia, vado sempre ripetendo, consigliano, fare nuoto. E che nuotatore è uscito fuori, un nuotatore spettacolare. Poi lui veramente
sta sempre al gioco. Noi l'abbiamo intervistato poco prima perché della partenza per Glasgow in Scozia, e lui si presta, no? È molto, gioca, sorride molto. Io l'ho soprannominato l'avatar, perché in effetti, se tu vai a vedere, se sovrapponi alcune sue foto di profilo, sembra un avatar, ma ci sta, è un personaggio che sta crescendo, che diventerà sempre più personaggio, molto, molto pacato, perché il nuoto e lo sport in generale, spesso anche di quelli che lo urlano, no? Ed è anche giusto, perché quando tu tocchi una piastra e vinci una gara incredibile così, dominata dall'inizio alla fine, 19 anni, ha avuto un controllo mentale, un controllo della pressione incredibile, quello mi ha stupito molto. Cioè il fatto che lui era concentrato sull'obiettivo, con il suo allenatore, che si chiama Antonio Satta, che un po' probabilmente gli ha trasmesso anche questa tranquillità di fondo, ha deciso che doveva vincere e ha vinto. E quindi, guarda, se vogliamo fare una previsione sulla... Lui, come ho scritto, ha tutta la storia avanti, che può veramente andare a prendere l'ultimo vero grande sigillo a Tokyo, che è l'Olimpiade, vincere l'Olimpiade, mette in riga tutti quanti gli altri, perché di Alessandro Mieresi già si parla negli Stati Uniti. Io ho monitorato un po' i giornali sudamericani e loro già guardano con grande attenzione a questo italiano che sta andando forte, molto forte, perché sai, Magnini aveva una caratteristica particolare, non era grandissimo, è entrato in un momento, se vogliamo, anche di mancanza. Mi ricordo che gli americani nel 2005 schierarono in finale un Phelps non del tutto Phelps in forma, quello che poi, come no, quello che è diventato poi l'extraterrestre che tutti conosciamo. Adesso probabilmente potremmo avere un extraterrestre pure ora. E ce l'abbiamo in casa, speriamo, Christian. Oggi quindi c'è stato questo trionfo nella gara regina, è un ragazzone, quindi speriamo che sia il futuro del nuoto italiano, ma le condizioni ci sono tutte, anche le caratteristiche, quindi il nuoto ha una nuova stella, ma non soltanto, perché si è parlato e si parla di questo ragazzino di 16 anni, sorpresa di questa edizione degli europei a Glasgow, Federico Burdisso, bronzo nei 200 farfalla, a 16 anni questo ragazzino. Cosa... Sì, guarda, dimmi. Guarda, i 200 farfalla sono un po' il giro della morte, io lo chiamo, sono i 400 metri, perché sono lunghissimi. Tu immaginati questa lunga vasca da 50, deve fare quattro volte avanti. Che non finisce mai, direttore, veramente. Che non finisce mai, cioè la lingua ti esce proprio fuori. E lui viene addirittura ripescato. Tu dimmi se non è una bellissima... Anche è bellissima la storia di sport. Raccontacela, perché è bellissima. È una bellissima... E lui di contro è un normo tipo. Perché se tu vedi Federico Burdisso, non è più alto di 1,73-1,75 m. Quindi, diciamoci la verità, nel mondo del nuoto odierno quasi avresti considerato un nano o seminano. Ma non dico questo perché evidentemente è la grandezza del nuotatore. Ma certo... La farfalla presuppone altre caratteristiche che non siano l'enormità fisiche, la grazia, la capacità di affrontare la gara. Ed è incredibile, perché lui era una matricola. Allora, noi l'abbiamo intervistato poco prima, quando nessuno nemmeno conosceva che fosse Burdisso, e gli avevano scalpato i capelli ed era imbarazzatissimo questo ragazzo pavese che si allena a Roma, e che ha delle prospettive, anche mi dicono è molto bravo a livello scolastico, perché ha vinto la possibilità di scegliere dove andare a fare l'università negli Stati Uniti. Tu sai che negli Stati Uniti, pensate, l'università e quindi con borse del studio, ma da Berkeley all'UCLA alle migliori, e quindi è un ragazzo fantastico, capito? Cioè la differenza, oserei dire, un po' col mondo del calcio, dove sei tutto dedicato ed esplodono questi personaggi. Lo sapevo, sono... guarda, direttore, che avresti fatto quel paragone, guarda, me lo sentivo. Ci veniva. No, ma ci va tutta quanta, perché è la classe assoluta. Tu poi considera che un nuotatore ha, nella fase di preparazione, un impegno totale. Adesso io non voglio fare paragoni con gli altri sport, ma... No, ma è massacrante anche a livello di naturalmente di allenamento, perché si allenano la mattina presto, poi hanno il pomeriggio, quindi veramente una vita in vasca.
È una dedizione da monaco trappista. Direttore, loro sì, quelli più bravi naturalmente, quelli che ci credono e hanno una passione, si allenano prima di andare a scuola, quindi alle 6 di mattina sono in vasca, si allenano, poi vanno a scuola, tornano, si vanno ad allenare, tornano e studiano. E studiano, tu pensa, e poi vanno a dormire perché Dopo un po' finita scuola la sui giornata, termini con la lingua di fuori, veramente. qualcosa di pazzesco. Poi tu hai sempre un elemento, l'acqua, che è bellissimo, ma è sempre molto, diciamo così, ostile alle volte, perché il fatto di starci dentro a mollo tutto il santo giorno non è una cosa facile. E poi il nuoto è uno sport molto di concentrazione. Anche durante l'allenamento sei tu e la linea continua sul fondo. Quindi io abbordisco a tutti questi splendidi ragazzi dell'Italnuoto, perché poi sai qual è la verità? Che ieri compiva 30 anni la divina Federica Pellegrini. Pellegrini, peraltro, che si è fatta fotografare in questa vasca da bagno, in mezzo ai palloncini, con un vedo non vedo. Insomma, la solita Pellegrini che fa notizia. A parte i 30 anni della Pellegrini, erano una notizia comunque, perché è certamente un personaggio a tutto tondo. E penso sia contenta anche lei, perché nel momento in cui Federica Pellegrini compie 30 anni e si pensava e cosa ci sarà dopo l'immensità sportiva della Pellegrini, arriva, guarda caso, un esercito di ragazzi, di ragazzini, di esordienti, perché questi sono veramente degli esordienti. Hanno tutti quanti. E lo capisci perché sono tutti quanti rasati, quelli che tu vedi rasati in televisione vuol dire che è la prima volta che mettono piede, come quelli della 4%, perché abbiamo parlato di Burdisso, ma la 4%, 4x2, scusami, di ieri che ha vinto uno splendido bronzo, nessuno nemmeno ci pensava a un risultato del genere. Poi c'è anche il bronzo di Arianna Castiglioni. Cioè il bronzo di Arianna Castiglioni, una rana di classe, ma anche una rana che va a cercare il risultato con tanto impegno. E poi c'è stato il loro di Quadarella, di Simona Quadarella, della romana Quadarella, che oggi avrà le frasi, diciamo così, preliminari di un'altra. Io spero, ma anzi ne sono sicuro, che lei molto probabilmente vincerà l'oro anche sui 1500, quindi potrebbe fare una doppietta incredibile, anche storica, perché 800 e 1500, che poi la rimbalzano a prendere in qualche maniera lo scettro al femminile di Federica Pellegrini. Poi non dico altro, perché di altre talentuosissime ragazze, parlo nel dorso di Margherita Panziera o di Ilaria Cusinato, che oggi avrà una finale nel 200 farfalla, tutto può succedere, tutto può accadere. È bellissimo però, perché quando vinci, vedi, noi siamo già. Ho fatto un conto a 9 medaglie, 2 ore, 2 argenti e 5 bronzi. E E sono siamo. tantissime, possiamo essere soddisfatti, ma tanto non finisce qui, poi ci racconti anche il programma Tanto non di finisce oggi. qua. Guarda, te lo metto su un piatto d'argento, ti stendo il tappeto così possiamo anche continuare la polemica con il calcio, perché nel calcio si parla tanto di questo vivaio che non c'è, ci si prova da tempo, ma il ricambio generazionale spesso e volentieri non c'è, abbiamo visto anche l'Italia che non è andata ai mondiali, invece il nuoto fa ben sperare. Come vanno in pensione, tra virgolette, i big, ecco che subentrano i giovani. Quindi si parla di un vivaio Ma vivo. poi si parla di nazionale, tu capisci che Roberto Mancini avrà i suoi problemi con la nazionale, immagino, perché tutto si investe, e anzi la maggior parte si investe a livello di club e a livello di stranieri. Noi abbiamo investito, o stanno tentando di investire, perché stanno naturalizzando, sempre in rapporto alla velocità, un americano che si chiama Santo Fondorelli, che dovrebbe diventare italiano, e quindi sarà un ulteriore aiuto per la 4%, però tutto quanto finisce lì, per il resto sono tutti quanti giovani nostri, sono frutto dei vivai delle società, e questo vuol dire che è stato fatto a livello di federazione, ovviamente il presidente Barelli ne è il testimone più esemplare, un grandissimo lavoro, un lavoro di pianificazione sul territorio nazionale. In acqua si va veloci perché si lavora molto bene sul territorio. Questo è un paese che nuota, signori, e fa molto bene alla salute, fa molto bene anche alla concezione del fatto che il nuoto non è uno sport semplice, ma è anche uno sport culturale, perché tu sai che, lo diciamo sempre con il collega Max Cannaviere,
Il nuoto vuol dire anche vita, sopravvivenza, perché saper nuotare evita tanti guai, no? Cristian Zicca in collegamento con noi, direttore di swimbeats.it, uno dei siti di riferimento per gli appassionati ma anche gli addetti ai lavori, con il quale stiamo commentando la valanga di medaglie vinte ieri. Si parla sui giornali, ma non solo, anche sui siti, di delusione Gregorio Paltrinieri. Scende dal trono europeo del 1500 stile libero, suo da tre edizioni, si accontenta del bronzo. È una delusione o davvero ha scontato il virus che lo ha steso durante la notte? Guarda, secondo te? Tu pensa a Neymar, che nella semifinale, una semifinale di Champions, gli viene una gastroenterite. Cosa dice? Io non gioco a pallone. No, spesso succede così. Gregorio Paltrinieri ieri ha fatto un'impresa sportiva. E quindi delusione no. Togliamo questa parola, delusione. No, via. No, per me non è stata assolutamente... Ci può stare. Poi se tu devi fare anche il conto con il mal di pancia, ragazzi, cioè voglio dire, immaginate... Dover correre in bagno ogni 5 minuti e dover affrontare poi non un 50 metri, non un andata e ritorno di vasca, ma un 1500 metri che dura un tempo importante. Paltrinieri ha fatto un'impresa sportiva, ma ha insegnato anche che bisogna comunque sempre mettersi in discussione e combattere. Lui si è trovato un bivio, cioè se non la faccio poi diranno che mi sono tirato indietro, perché certamente gli avversari ci sono. Su questo mi pare che sia normalissimo. Paltrinieri ha vinto Olimpiadi, mondiali, europei, non poteva non pensare che il proseguo da qui a Tokyo fosse tutto quanto così, rose e fiori. È evidente che gli avversari, soprattutto in quella distanza, ci stanno. Ora, io penso che, guarda, lui dovrà dedicarsi, anzi sarà uno stimolo in più, e uno stimolo in più ti dico dove vorrà arrivare lui, ad allenarsi per fare il record del mondo e regolarli tutti quanti, magari pensando meno, perché tu sai, e se non lo sai te lo dico io, che lui vorrebbe fare anche le gare a mare, che è un altro sport. In acque libere vorrebbe fare? In acque libere, sì. Vorrebbe, anzi, lui vorrebbe andare a Tokyo e fare la doppia, cioè piscina e mare. Ma normalmente un nuotatore di piscina, a meno che insomma non abbia delle caratteristiche particolarissime, in mare si adatta sempre con meno. Con difficoltà, certo. Sì, perché quelli sono una tribù, capito? Cioè la tribù del nuoto di fondo, poi tu immagina l'onda, la medusa, l'acqua che da calda improvvisamente si fa fredda. Ci sono tutte quante delle condizioni particolari, quindi io penso, cioè, il mio consiglio a Paltrinieri, quello di andare in vacanza, a parte che oggi in questi giorni ci saranno gli 800 metri di stile libero, quindi probabilmente con un Paltrinieri rigenerato magari qualcosa di più carino vediamo. Dopodiché concentrarsi unicamente il challenge, la sfida, sono i 1500. È bene che arrivino gli avversari, chi ci siano, e quindi abdicato, qualcuno ha scritto, certo, lui era campione europeo. Vabbè, per il momento possiamo dire. Ma vediamo. Non sia mai che ti smentisca Paltrinieri e magari si dovesse dedicare anche alle acque libere, che ne sappiamo, magari ti potrebbe anche smentire. Ma voglio assolutamente essere smentito. Capito, Paltrinieri? Ho le mie idee a proposito. Tante volte mi sbaglio, voglio sbagliarmi in questo, però io sono più da piscina, nel senso che Paltrinieri, io mi sono innamorato sportivamente di Paltrinieri nel momento in cui l'ho visto vincere il primo europeo, e poi eravamo a Barcellona nel 2000, pensa, facemmo un'intervista quasi alla mezzanotte in camera, è storica ormai, a letto con Paltrinieri, dentro lettone con Paltrinieri, e il giorno dopo vince il bronzo, e da lì poi fa tutto quanto un trionfo. E quindi è evidente che il mio animo, ma anche la mia analisi del giornalista mi porta a concentrarmi sulla vasca, che è l'unico vero grande obiettivo. Poi dopo, certo, se dovesse vincere anche l'Olimpiade,
Olimpiade o fare un grande lo facciamo risultato. Re del nuoto, veramente, in assoluto. Lo facciamo Re del nuoto. Forza Faltrinieri, ma forza azzurri in generale. Europei di nuoto in corso a Glasgow, qual è il programma di oggi, direttore? Il programma di oggi è uno importante, guardarsi bene la quadarella, Simona Quadarella, che fa la Faltrinieri, ma io direi fa la quadarella nei 1500, c'è poco da fare. Che arriva da Ottavia, visto che siamo anche nel Lazio, andiamo in onda, arriva da Ottavia, un quartiere di Roma. È romana di Roma, romana di Roma. E poi qui vicino, gli studi di Radio Cusano Campus, noi siamo in via Boccea e Ottavia è proprio qua vicino. Ecco bene, mettete fuori una bella bandiera posta. Forza Quadarella, che l'altro giorno mi ha veramente fatto mi ha creato veramente un'emozione, ce l'aspettavamo, perché poi sul risultato di Simona c'era molta attesa, ma io penso che sia vicino a doppio. E poi oggi ci sono gli altri 200 partiti di cui parlavamo, quella gara incredibile che sono 200 farfalla con Ilaria Cusinato, che potrebbe crearci nuove sorprese. Ecco. Allora, direttore, sorpresa, che bello. Sentiamo domani, speriamo di raccontare un'altra giornata così bella come quella di ieri. Ce lo auguriamo. Con grande piacere per me, un saluto a tutti voi e buona acqua a tutti e buona acqua azzurra soprattutto. Grazie a Christian Zicca, direttore di swimbeats.it. Buona giornata. Buona giornata a te.